Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione dell'ora 17. Questa sera vi parlo ancora di Oslavia e della ribolla gialla perché è raro trovare un connubio così stretto tra una zona ed un vitigno. Questo legame strettissimo che c'è tra Oslavia e la ribolla gialla va in qualche modo analizzato anche negli aspetti, come dire, più economici della questione. La ribolla gialla, quest'uva straordinariamente bella, lucente, veniva portata al mercato, veniva raccolta precocemente e portata al mercato della frutta, perché era un'uva che si mangiava a tavola, e quindi era in qualche modo la prima fonte di reddito delle aziende. Raccoglievano proprio i primi grappoli, quelli che maturavano per primi, li portavano al mercato perché appunto subito era un'uva che veniva pagata bene. Un'uva molto croccante, quindi essere molto adatta ad essere consumata a tavola, dolce appunto con questa caratteristica di questa compattezza, di questa croccantezza che la dava appunto come un'uva di grande pregio, di grande qualità. Soltanto nella fase successiva, quando tutta l'uva veniva a maturazione e veniva poi vinificata. Ancora oggi quindi le aziende vitivinicole di Oslavia tendono a raccogliere queste uve piuttosto tardivamente per raccogliere in qualche modo una maggiore aromaticità, non tanto per una questione di zuccheri e di alcol, ma proprio per avere una maggior quantità di aromi, una maggior quantità di polifenoli da poter poi raccogliere nel vino. E così anche questa azienda, Primosic, anche loro fanno una ribolla gialla abbastanza semplice, e una ribolla gialla che chiamano appunto riserva di Oslavia, proprio a sottolineare questo rapporto molto stretto. Una riserva perché vuol dire che già si raccolgono le uve tardivamente e vengono poi vinificate con la tecnica appunto della macerazione. Una macerazione che in questo caso dura 7 giorni nei quali naturalmente l'inizio di fermentazione estrae una grande quantità di polifenoli dalle bucce per poi trasferirli nel vino. Ma parliamo anche un pochettino di questa azienda Primosic, perché è un'azienda importante per quest'area, per questa zona. Una cantina, diciamo così, che ha radici lontane e che ha però la voglia di affrontare i nuovi mercati, di affrontare le nuove tendenze con dinamismo, volendo essere in qualche modo interprete di questi mutamenti, di queste trasformazioni, e non un'azienda che subisce in qualche modo delle scelte fatte da altri. Quindi l'azienda è guidata ancora dal padre, da Silvestro Primosic, ma poi affiancata dai figli che ormai gestiscono, diciamo, l'azienda da un punto di vista tecnico. Boris è in cantina ed è lui che conduce praticamente tutti gli aspetti tecnici della vinificazione, e Marco invece il figlio che si occupa maggiormente delle pubbliche relazioni, dei rapporti con i commerciali, dei rapporti con la stampa, che un'azienda ha sempre più bisogno di fare in questi momenti. Assaggiamo quindi questa ribolla gialla, la riserva di Oslavia del 2006, è sempre sotto la denominazione di origine Collio, ma è appunto una riserva. La denominazione Collio è da poco tempo che prevede una riserva anche per i vini bianchi, ma sapete che questo è un territorio che sui vini bianchi ha puntato tantissimo, e quindi era giusto che appunto una riserva fosse dedicata appunto ai vitigni bianchi. Eccolo qua, questo bellissimo vino, vedete questo bel colore giallo dorato intenso, molto luminoso, molto bello, molto, molto chiaro, bello trasparente. E subito sentiamo questa grande ricchezza aromatica di questi frutti estremamente maturi, di questa nota di frutti tropicali molto dolci, molto mature, ma poi anche delle sensazioni quasi di albicocca, di pesca, di frutti in qualche modo ricchi di polpa, come appunto anche l'uva ribolla gialla. E poi si apre con una ricchissima nota speziata, ma estremamente delicata, ricca di sfumature, ma come dire, porta con delicatezza, con molta misura, perché è fatta di sensazioni appena appena dolci, morbide, quasi da pasticceria, ma anche con qualche guizzo appena appena più piccante, un pochettino più pepato. E viene poi, come sempre nella ribolla gialla,
questa nota quasi di fiori appassiti, di fiori sfioriti, di fiori essiccati, che hanno quindi conservato qualche traccia appunto di dolcezza e di morbidezza, ma li offrono come una sensazione appunto che va ad aggiungersi alle sensazioni speziate, va in qualche modo ad ampliare questo bagaglio di elementi olfattivi molto molto precisi e molto eleganti. Grande dolcezza in bocca, tanto frutto, tanta sensazione matura, ma ancora molto polposa e con un briciolo di tannicità che anima la sensazione gustativa. Ricordiamoci che dopo i 6 giorni di macerazione questo vino prosegue la fermentazione malolattica in tini di legno e per legare tutti i suoi componenti in un modo equilibrato, in un modo fine, in modo da dare una sensazione di grande complessità, ma anche di grande compostezza, di eleganza e di equilibrio. La sensazione gustativa quindi è estremamente ricca, complessa e appunto oltre alle sensazioni, diciamo così, del sapore che si avverte, vi è questo dinamismo dato dalla tannicità che anima lievemente la sensazione gustativa e dà sempre questo timbro così vivo, vivace, di un vino molto teso, di un vino che dà grande consistenza e grande importanza al suo aspetto, come dire, più legato alla persistenza, alla lunghezza del sapore. Un vino quindi che non si esaurisce al primo sorso, ma riesce a prolungare la sua sensazione gustativa per lungo tempo. Davvero molto molto buono, molto succoso, davvero appagante, un vino ideale per la tavola. Non va servito troppo freddo, bisogna lasciargli esprimere tutte le sue sensazioni, quindi a una temperatura di 14-15 gradi dovrebbe essere quella perfetta, la tipica temperatura di cantina, e servito naturalmente in ampi calici e su dei piatti anche piuttosto saporiti. I complimenti quindi a tutta la famiglia Primosic per questa bella interpretazione del territorio e del vitigno, quindi una sintesi molto molto ben riuscita di terroir, e cioè quello stretto legame che c'è tra la terra, il vitigno e l'uomo che lì lavora. Complimenti quindi a tutta la famiglia Primosic, grazie a tutti voi di averci seguito anche questa sera.